saluto. Allora Alessandro, innanzutto ciao Sassi, come stai? Io sto bene, benissimo. Noi ci siamo visti un anno fa. Esattamente. E un anno fa cosa è successo? Anzi, più che ci siamo visti, ci siamo quasi conosciuti. Ah, quasi conosciuti. Eravamo subito dopo una doppia sconfitta, no? Ti ricordi? Reggio Calabria e Castellammare di Stabia. E quindi qualcuno cominciava a parlarne già male della nostra, quella che fu grande cavalcata. E invece oggi siamo a Napoli dopo una doppia sconfitta, non della Roma, ma comunque del Pescara, e guarda caso oggi sia della Roma che del Pescara. Senti, vabbè, facciamo un minuto, parlo un po' prima della tua squadra. Posso dire della nostra squadra? Assolutamente, devi. Perché comunque uno zemaniano come me non potrà mai dimenticare Pescara, assolutamente. E quindi io ti farò sempre Pescara. Assolutamente. Perché l'anno scorso è stato qualcosa di unico e ripetibile. Difficilmente ripetibile, sì. Sensazioni uniche, poi abbiamo vissuto tre partite insieme, siamo andati dovunque. Io ricordo che tu sei venuto a prendere a Reggio Calabria, ti ricordi, venisti a prendere, certo, e non ci conoscevamo ancora. All'aeroporto ci vedemmo, la macchina, tutto di corsa, andavamo a mangiare e perdemmo la partita. Allora, parlo prima un attimo io del Pescara e poi a me la squadra piace molto. Per me i giovani che sono stati comprati sono tutti validi. Ci sono almeno due che ora in questo momento non sono ancora, uno non si è reso conto, che sono Quintero e Weiss, che secondo me sono due giocatori molto molto forti, di grande livello. Ovviamente ci vuole tempo, Stroppa la preparazione la fa quasi come Zema, quindi bisogna aspettare. Poi forse c'è una rosa un po' troppo allargata, un po' troppe persone, però io credo molto... La preparazione per molti è iniziata anche un po' tardi, va detto anche questo. Vabbè, comunque bisogna andare in Serie A, bisogna comprare tanti giocatori, comunque ci sono stati anche dei piccoli errori, però comunque fa parte anche un po' della... Però per me questa squadra... secondo me bisogna solo avere un po' più di fede e poi bisogna andare un po' più a vedere la partita, un po' più allo stadio. Cioè, abbiamo discusso questo fatto dei tifosi, mi permetto un secondo, perché io soprattutto sono stato accusato di questo fatto di tifosi. Voi non conosci i tifosi, noi pescaresi, cioè, i tifosi si vedono nel momento topico, è facile andare a vedere quando si vince, bisogna vedere quando non si vince. La piazza di Pescara è una piazza profondamente umorale. Lo zoccolo duro, coloro i quali vanno ovunque e comunque. Io il mio motto lo conosci, l'ho già scritto: Roma Torino, Gualdo Tadino, io seguirò sempre il mio delfino. Ma quanti siamo adesso a fare questo tipo di pensieri? Pochi. Dimostrazione ennesima che la prima partita di Serie A di una certa importanza per quel che riguarda la Pescara Calcio poteva essere ieri, e il pubblico ha risposto fino a un certo punto. Però lo sai, basterebbe che ripartisse un pochino di entusiasmo. No, io dico solo, che comunque no, tutto il mondo è paese, tipo, cioè, gli occasionali ci saranno sempre, perché oggi c'è la televisione, cioè allora io vado a vedere una cosa se mi piace, se non mi piace non ci vado, non c'entra niente. Questo, tipo. Il discorso degli occasionali adesso, se andiamo un po' a divagare, è un po' più legato alla mala gestione della vendita dei biglietti quando ci sono i grandi eventi, come è stato con la partita con l'Inter. Però adesso se andiamo su altri binari, parliamo di energie positive e di spiritualità, che comunque sono cose importanti quindi praticamente io voglio sapere tu cosa pensi di questa squadra. Ma io penso che purtroppo in questo momento un inizio peggiore non ci poteva essere, perché abbiamo visto molto poco di quello che potevamo immaginarci. Abbiamo visto una difesa catastrofica che si sta portando dietro né più né meno tutte le pecche dell'anno scorso, con una sola differenza ovviamente, che l'anno scorso avevamo un attacco fenomenale e avevamo una squadra incentrata su un gioco di attacco che ci permetteva quasi sempre di fare più gol dell'avversario. Quest'anno purtroppo le cose non stanno così, ed è il punto fondamentale dove bisogna metterci mano quanto prima possibile, perché altrimenti non ne usciamo più. C'è tutto il tempo per recuperare, ma bisogna farlo abbastanza in fretta. Io voglio soltanto esprimere la mia fiducia a quello che è l'operato dell'allenatore, perché comunque in ogni caso io non ho visto, ad eccezione della prova di Torino, ma quella ci può anche stare con un'esposizione immediatamente, ho visto una squadra che in campo c'è, che ha la sua regia. È chiaro che quando si prendono dei gol così clamorosi in Serie A non è possibile, quindi speriamo che ci si metta a mano quanto prima. Questa è l'unica pecca della società, non essere intervenuti lì dove era fondamentale intervenire, anche in
in virtù di quello che perché è stato. Perché tu pensi che il servizio non sia un buon acquisto, quindi in chiave. Cioè Capuano ha fatto che sia rimasto Capuano, non sia una vittoria Capuano della società. Comunque Capuano è un elemento da, da comprovare nella Serie A, perché l'abbiamo visto bene in Serie B, ma abbiamo visto comunque una difesa che ha preso 55 gol, quindi qualcosina lì va registrato assolutamente. Allora io, giusto per chiudere questo fatto dell'organico, perché prima ho detto una cosa, io invece ovviamente parlavo dei nuovi acquisti, Quintero e Vice, che per me sono molto. Bisogna poi io ho una piccola passione per Jonatas, che lo considero per me un grande fuoriclasse, e se Stroppa lo mette a regime, lo fa diventare, poi vi rendete conto che giocatore è. Però comunque non voglio parlare di Jonatas, mi accontento, dico la squadra e il fatto che sono rimasti esclusi i prestiti, ovviamente che sono rimasti quasi tutti i calciatori, escluso Verratti. Comunque io invece sì, vabbè, non, su questo non mi trovo molto d'accordo, perché comunque noi abbiamo perso Immobile ed Insigne, che erano fine prestiti e sulle quali non si poteva far nulla. Si è venduto Verratti, ma stiamo parlando di tre giocatori che a fine di questo campionato varranno più di 50 milioni di euro, quindi noi abbiamo vinto un campionato con degli elementi che sono di altissima classe, e averli persi sicuramente ha inciso notevolmente sulla qualità della squadra. La qualità di Vice Quintero è indiscutibile, ma va ancora comprovata a livello di categoria. Però dopo tre partite, perché noi pensavamo Immobile che diventasse Immobile dopo tre giornate. L'unica cosa che si sta criticando in questo momento è, secondo il mio modestissimo punto di vista, è la difesa, che è catastrofica. Senti, invece tu mi volevi fare qualche domanda sulla Roma? Aggiorniamoci in tal senso. Non è un momento eccezionale, però l'inizio non è dei peggiori. Io sono deluso molto dalla partita di ieri, perché ho visto cose che mi preoccupano come tifoso, soprattutto zemaniano. Perché comunque la partita di ieri non è stata persa per qualche motivo legato al gioco di Zeman. Non è stata persa perché abbiamo cercato in tutti i modi di fare il terzo gol, oppure abbiamo con la difesa altissima. Noi ieri abbiamo perso la partita dal punto di vista della mentalità. Non hanno sbagliato, è vero, sì, si può dire Piris, eccetera, però non hanno sbagliato calciatori giovani, hanno sbagliato poi i cosiddetti giocatori, l'assoluto, i giocatori importanti. Cioè, allora io quello che dico, l'anno scorso a Pescara, visto tutta la preparazione come l'ho vista quest'anno, ho visto una squadra che aveva una radice molto molto forte. Zema riesce a fare tutto e di più quando ha una radice importante di gioco. Pescara la radice erano i famosi Cascione, Gesta, Zanon e Sansovini, che loro erano quelli che per effetti facevano non solo lo spogliatoio, disponibili a seguirlo al 100%. No, ma erano Zeman loro che Insigne, no? Paradossalmente. Qui a Roma io devo capire se c'è questa mentalità pronta a seguire il mister, veramente a seguire il mister. Solo quello io obiettivamente da seguo Zema dai tempi di Licata, non vorrei che diventasse qui di nuovo, non come Foggia, come Pescara, ma diventasse come Lecce, o diventasse anche come Roma 13 anni fa. Possiamo che augurarcelo, Sassi, anche perché quest'anno il livello del campionato secondo me non è altissimo, e quindi una buona quadratura di squadra potrebbe portarle a ecco bei anche su questo mi ha dato un altro assist. Anche su questo invece dobbiamo dire un'altra cosa importante, che proprio perché rispetto alla radice, vi dicevo a Pescara, il problema è che noi zemaniani, che conosciamo bene il gioco di Zema, sappiamo che questo organico per lui è il top. Però comunque, presi singolarmente, noi qui comunque la squadra non c'ha questi fenomeni. Cioè, per quanto mi riguarda, presi escluso l'allenatore, cioè la Lazio, l'organico della Lazio, l'organico dell'Inter, l'organico del Milan, quindi è superiore a questo della Roma, attenzione. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo stare attenti, perché non vorrei che poi dopo, a un certo punto, all'improvviso, questa squadra con 7 minorenni e giocatori che prendono ancora contratti di primavera, che giocano titolari, sono stati migliori in campo nelle tre partite, parlo di Alessandro Florenzi,
dobbiamo stare attenti, che noi all'improvviso questa squadra è diventata come se fosse il Barcellona o la Juventus. Cioè comunque noi ancora dal punto di vista tecnico, per Zeman questa squadra lo copre l'allenatore, il gap tecnico, però abbiamo dei limiti enormi, non so se è chiaro, non c'è ancora, non è ancora la... Va bene Sandro, comunque noi qua ci siamo incontrati a Napoli sotto la Fertinelli, vicino al mio ufficio, vicino al tuo ufficio, che è per... Sempre un grande piacere, ci speriamo di incontrarci nuovamente con dei risultati migliori da entrambe le parti e soprattutto di vederci presto a Pescara o a Roma per vedere insieme una partita. Allora, un abbraccio a te, forza Pescara. Sempre, comunque, forza Zeman, okay. Alla prossima, okay. Ciao.